all'aeroporto di Fiumicino una mostra sul Giubileo, l'esposizione per accogliere i pellegrini in arrivo a Roma per l'anno santo. Ed ora ci spostiamo a Fiumicino, dove è stata allestita la mostra In cammino con San Giovanni Paolo II verso il Giubileo della Misericordia per accogliere i pellegrini in arrivo a Roma. Ce ne parla Isabella Di Chio. Uno sguardo che ha lasciato il segno e che ancora parla ai fedeli di tutto il mondo. Il volto di Papa Wojtyła per tutto l'anno santo accoglierà i turisti e i pellegrini in transito alle partenze dello scalo romano Leonardo da Vinci di Fiumicino al Terminal 1. Una mostra che accompagnerà coloro che arriveranno nella capitale per vivere l'esperienza del Giubileo. 6 dipinti e un busto scultoreo dell'artista polacca Anna Gulak, che nel 2003 realizzò la medaglia per il 25esimo del pontificato di Giovanni Paolo II e nel 2011 la medaglia pontificia per Benedetto XVI. Il titolo più che mai emblematico, In cammino con San Giovanni Paolo II verso il Giubileo della Misericordia. All'inaugurazione il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Agostino Vallini, l'amministratore delegato dei aeroporti di Roma, Lorenzo Lopresti, e Vito Riggio, presidente ENAC, e poi Monsignor Liberio Andreatta, vicepresidente dell'Opera Romana Pellegrinaggi. Ancora una volta Giovanni Paolo II passa tra la gente che viaggia, ha spiegato il cardinale Vallini. La mostra ci presenta primi piani di Papa Wojtyła anche nei momenti di sofferenza. San Giovanni Paolo II, aggiunto il cardinale, ci rivela l'origine non solo con il suo magistero, ma con la sua vita ed esperienza di uomo della misericordia. In questa occasione sono stati anche benedetti due punti d'accoglienza dell'Opera Romana Pellegrinaggi al Terminal 1 e 3 dello scalo romano, dove sarà possibile iscriversi anche agli eventi giubilari. Con 24 redazioni in 21 città, nessuno è vicino alla tua vita di ogni giorno come il TGR Rai. TGR, informazione locale, informazione Rai.